Angelo Sgobbo della Fisascat CISL, come mai siete qui oggi? Siamo qui oggi davanti alla prefettura di Foggia per dare seguito alla mobilitazione già avvenuta a livello regionale e a seguito anche dell'apertura di un tavolo con il ministro Di Maio a livello nazionale per dare sostegno a questa vertenza del gioco legale che nella regione Puglia ha avuto degli avanzamenti negativi per tutto il settore. Noi siamo consapevoli che la ludopatia è una piaga sociale del nostro tempo, però non possiamo da organizzazioni sindacali non tener conto che le eventuali chiusure o comunque queste limitazioni che vengono date a questo settore abbiano ripercussioni negative sugli addetti a questi servizi. Abbiamo circa 20.000 addetti che insistono in Puglia, 3.000 nella provincia di Foggia, a cui siamo chiamati a dare una risposta occupazionale, seppur tenendo conto anche della ripercussione che ha questo tipo di attività sul sociale, quindi sulla nostra società. Noi siamo per aprire un tavolo di concertazione e per fare delle leggi, delle normative che possano far convivere queste attività legali con la difesa della salute dei cittadini.